la giunta ha iniziato a lavorare, ha iniziato a lavorare nei vari comparti. Oggi abbiamo deciso di vederci un po' chiaro sulla questione di infrastrutture e del territorio. Per fare questo siamo venuti a trovare l'assessore Graziano Pizzimenti. Buongiorno Buongiorno, assessore buongiorno a e voi. grazie Buongiorno. dell'ospitalità per capire come stanno andando le cose. Allora, prima di tutto vediamo la situazione della viabilità in generale, no? Magari se ci dice un po' la questione di autovie, fuoristrada, insomma, ci Beh, faccia sì. una panoramica intanto. Diciamo che uno dei temi più importanti che ha sul piatto la regione sono le infrastrutture e questo riguarda sia la viabilità autostradale sia la viabilità ordinaria. Poi ci sono i porti e poi c'è l'aeroporto. Queste sono le tre grandi scommesse del futuro della regione. Scommesse perché? Perché ci sono in atto dei momenti di grandi decisioni e di grande strategia. Per esempio sul tema della concessione, no? Dell'autovia. Come siamo Ecco, lì messi? è un tema fondamentale perché se dovesse andare a gara la concessione di autovie, è chiaro che può succedere di tutto in una gara. Può entrare chiunque, può Essendo una ovviamente gara a europea, gara quindi europea, può arrivare qualsiasi gestore. L'obiettivo dell'amministrazione Fedriga, ovviamente anche mio, insomma della giunta Fedriga, è quello di arrivare a ottenere la concessione, come si dice, in house, cioè senza gara, direttamente in regione Friuli e Veneto, perché il Friuli e Veneto hanno costituito la cosiddetta NewCo, che è una società appunto su cui dovrebbe poi entrare la concessione. Ecco, quindi allora questo è un primo tema, no? Un secondo tema è anche quello del FVG Strada, no? Se rimarrà questa Assetto. intelaiatura, questo assetto, Ecco, oppure questo questo. è una cosa molto interessante dal punto di vista proprio societario. Ricordo che FVG Strade è la società, una SPA, una società operazione, che gestisce tutte le strade del Friuli Venezia Giulia. Gestisce sia dal punto di vista di ordinaria, ma anche straordinaria manutenzione, sfalcio dell'erba, Diciamo eccetera. che è l'ANAS di casa nostra. L'ANAS di casa nostra, l'ANAS locale. È chiaro che però la SPA normalmente ha costi ricavi e ricavi qui non abbiamo perché è una società, anche questa, interamente partecipata dalla regione e quindi funziona solo con i soldi, i finanziamenti dati dalla regione. Quindi dobbiamo capire se vale la pena mantenere una SPA con tutto quello che comporta la SPA, consiglio di amministrazione, poi revisione dei conti, eccetera, oppure fare una società tipo agenzia. Proprio Per lo snella, scopo di. Per lo proprio scopo di. proprio. E qui potrebbe venire per esempio in aiuto magari la paritetica, magari con No, qualche potrebbe lo essere Stato anche. potrebbe Sì, ritornarci qualche soldino, no? Cosa potrebbe dice? entrare anche alla paritetica con qualche soldino, soprattutto bisogna fare un piano, quello che, ecco, secondo me bisogna capire quali sono le priorità di questa regione della viabilità. Perché oltre all'ordinaria manutenzione che è necessaria sempre, poi ci sono quelli dei nodi fondamentali per la gestione della viabilità che potrebbero dar sviluppo anche in certe zone che sono un Sì. Ecco, attimino depresse dal punto di vista economico. la viabilità comunque soffre, specialmente nella bassa, no? Sì. E quindi i sindaci sono un Lì, po', sì. No, diciamo lì la così, viabilità soffre per non un dico arrabbiati, motivo. ma No, ma preoccupati. capisco anche perché insomma poi io sono della zona e Appunto, vedo spesso quella domanda parte è lì. proprio. No, dicevo che i sindaci sono giustamente arrabbiati e preoccupati nel momento in cui il traffico viene trasferito dall'autostrada alla viabilità normale, locale, quando ci sono gli incidenti famosi, no? E allora lì tutto si riversa, camion e macchine in strada Entrano, normale, le strade normali non intasano i sono centri, i quindi la centri. gente Lì stiamo preoccupata. facendo un piano abbastanza anche forte e pesante, chiaramente i tempi non È un sono po' anche la immediati. burocrazia, no? Mi pare che sta Burocrazia, no, frenando. stiamo tentando di con i sindaci appunto del posto prendere degli ausiliari del traffico per metterli nei nodi cruciali della viabilità, quindi vuol dire per esempio il semaforo di San Giorgio, il semaforo del Palazzolo, il semaforo della Tisana, che sono. Scusi, con i fondi europei si può in qualche modo pagare queste cose qui No, o no? no, i fondi europei fanno strutture ma non fanno servizi, cioè non è che Quindi a uno può prendere carico. le persone con i fondi europei. Cioè si può costruire qualcosa, ma non struttura. Ecco, poi c'è la questione dell'aeroporto, no? L'aeroporto è un Si altro. vende, si Sì. Ecco, prende, si prende. io. Dovrebbe decollare anche perché adesso Nel vero senso la è un parola. volerino, dovrebbe decollare. No, Adesso mi fa parlare. dicevo che
ho detto anche più volte che ho visitato l'aeroporto, una delle prime infrastrutture che ho visitato, e sicuramente è stato fatto un bel lavoro. Io non sono che me ne prendo i meriti, ma giustamente quando le cose sono fatte bene è giusto dirlo. È fatto bene, è però un po' un inizio, no? Di una nuova era che passa poi attraverso questa gara, in cui il privato dovrebbe entrare nella società di gestione e quindi sviluppare l'aeroporto. Dico un numero: l'aeroporto di Ronchi fa circa 800.000 viaggiatori all'anno, quello di Venezia Beh, chiaramente sono quello 11.000, 11 milioni, scusa, 11 milioni, Treviso che è molto simile, sono 3 milioni. Quindi se noi riusciamo, non dico arrivare ai 3 milioni di Treviso, ma già a fare 1,5 milioni, vuol sarebbe un dire bel traguardo. raddoppiare quello che esiste già, quindi raddoppiare il flusso vuol dire raddoppiare il movimento, l'economia, il trasporto, tutto. E questo potrebbe venire in sinergia con Venezia oppure No, no? il problema è che qua ci sarà una gara, e la gara, come tutte le gare, vince il migliore, però diciamo che fondamentalmente la differenza su cui si basa la vecchia gara, la nuova gara rispetto alla vecchia, e che qua probabilmente stiamo studiando adesso, andremo a dare la maggioranza assoluta già da subito a chi sarà il gestore che comprerà poi Quindi in qualche l'aeroporto. modo è più veloce la Più cosa, veloce le cose, senza soprattutto problemi il di... privato è più invogliato a investire perché avrà E un ci ritorno. arrivo, faccio quello che devo Faccio, fare, boh, eccetera. insomma, avremo anche dei vincoli, perché Vabbè, dobbiamo. la Cioè regione io, la mette sempre no, no. un Si dà la pallino. maggioranza, ma non si dà, non si svende l'aeroporto e soprattutto la Una gestione volta in sé, dell'aeroporto. magari nella vita. Volevo chiedere, La Golden Share, bravo. invece un sistema dei porti che sono molto importanti da noi, no? Sistema di porti è altra infrastruttura fondamentale per lo sviluppo, e qui in Friuli, Venezia Se ne Giulia parla poco, però se ne parla si poco, parla ma solo di no, Trieste, ecco, no? bravo. Invece non Invece in ne realtà arrivo. c'è Trieste, ovviamente, che lo conosciamo tutti, Monfalcone, che viene conosciuto E abbastanza, e poi Porto Porto Novara. Nuovo. Sono tre porti che io considero, ma non solo io, ma anche i tecnici, li considerano complementari, non in concorrenza, perché hanno possibilità di fare scali per navi di diverse stazze. Quindi, secondo me, i tre porti, tenendo presente l'autoporto e l'interporto di Cervignano, dovrebbero essere collegati in un'unica struttura, diciamo così, di gestionale, Sì, ricettiva, un sistema sistema portuale portuale unico, perché poi la regione è piccola, no? Se integrato noi esattamente, pensiamo eh sì. quanto è piccola la regione, non c'è, no, da far baruffa, c'è solo da mettere assieme le cose, sfruttando quello che c'è già, L'unità della ragione nelle varie cose è è la carta fondamentale, vincente, è insomma, no? fondamentale. Ecco, parliamo un po' più di territorio, perché lei è assessore anche al territorio, no? Quindi chi l'ha preceduta mi pare che ha fatto delle leggi che davano una mano sia alla costruzione di nuovi alloggi, ha tentato di mettere mano nelle case cosiddette atero popolari, ma ha anche favorito un po' le imprese, no? Ecco, questa è la direttrice che continuerà a Allora, sviluppare, perché si tratterà sempre di fondi alla chiaro, fine. poi bisogna vedere quanti ce ne sono, come sempre, no? Esatto. Però in linea di massima, diciamo così, che è giusto, secondo me, non costruire nuove, ma ristrutturare quello che abbiamo. Questo come Recuperare. idea principale, perché ormai ce ne sono talmente tante di case sfitte in giro per la Nostri regione, paesi, che vero? non ha, specialmente nei paesi piccoli, non ha più senso. Certo è che le atere, secondo me, qualcosina bisogna cambiare rispetto alla legge numero 1 del 2016, quantomeno nell'organizzazione delle atere. E questo, secondo me, è un'idea che è stata condivisa anche con il Presidente Fedriga, su cui ci siamo confrontati poco tempo fa. Eh beh, questa è una bella notizia. Ecco, parliamo adesso di politica, no? Perché lei è un rappresentante importante della Lega, non solo perché è stato sindaco a Varano negli anni Po' di anni. urgenti, ma poi anche la provincia, quindi insomma è uno rappresentativo, ecco, no? La Lega in questo momento ha un boom eccezionale, no? Ecco, come se lo spiega lei? Perché anche voi siete rimasti un po', sapevate di questo esploit, ma non di un esploit di questo tipo. Allora, secondo me ci sono diversi fattori che hanno portato, perché non esiste un unico fattore, momento o causa. Il principale è la grande dinamicità che ha Salvini.
Salvini è un uomo di grande capacità relazionale e soprattutto molto presente sul territorio. Questo è vero, Molto presente sul anche ha territorio. detto da Questo vuol ministro, dire, mi pare che fa sì. questo e quello, insomma. Questo è importantissimo per la gente perché riesce ad avere il contatto con il politico e soprattutto il politico riesce a capire cosa vuole la gente. E questo non è banale. Basta, quando si fa il sindaco è la stessa cosa. Lui ha ribaltato un Ha po'. ribaltato completamente, non è la gente che va da lui, ma lui che va dalla gente, che non è una cosa banale questo. E poi ci sono alcune idee estremamente valide, estremamente concrete, cioè non si parla più della pace nel mondo e basta, ma si parla sul concreto. E quando la gente sente parlare di concretezza, ovviamente poi i Anche si riscontri ci appassiona, sono. no? Si Quindi appassiona, c'è partecipa. riscontro poi dal punto di vista dei voti, insomma. Ecco, questo, prendiamo la nostra regione e prendiamo il Veneto, no? Che sono adesso a Sì. condizione leghista, Sì. ma non a condizione leghista così, Con grandi voti. con grandi voti, ma anche con due leader, diciamo così, uno conclamato che è Zaia Sì. e uno emergente che mi pare che è Fedriga. Quindi ci potrebbe essere, oltre che una sinergia nei fatti, perché mi pare che si guarda il Veneto, no? No, Ci io potrebbe essere così un'annessione morbida, secondo No, lei? ma non Si parla esiste. tanto di macroregione, perché l'autonomia, la specialità, non se ne parla molto, no? No, ma io non sono convinto, cioè dell'annessione è impossibile. Poi c'è la collaborazione, che sono due concetti completamente diversi, no? È chiaro che una sinergia tra due regioni vicine con termini è necessaria, ma non Proprio il sufficiente. Veneto chiede l'autonomia, no? Col No, ma referendum, eccetera. probabilmente ha anche ragione, cioè nel senso, almeno su certi aspetti, certi argomenti, su certi temi, chiedere l'autonomia è fondamentale. La regione Friuli Venezia Giulia insegna su questo. Però parlo proprio di trasporti, no? La linea Trieste-Venezia più veloce, meno veloce, no? Quindi bisogna farla. Il discorso Udine-Venezia anche, no? Che bisogna tentare di fare. Il discorso del turismo tra le Quindi due. siamo legati anche da Cioè, questioni strutturali, ci sono delle sostanziali. cose che per forza di cose bisogna assolutamente mettere assieme le due regioni. Anche perché qualcuno dice ormai ad ovest c'è già Liguria, Piemonte e Lombardia che collaborano, ad est bisogna che Ma oltre al Friuli e al Veneto ci sia anche il Trentino che entra in questo sistema, che sarebbe un sistema formidabile, tra parentesi, assolutamente sì. importante, no? È chiaro che le regioni interessate all'est siamo noi e il Veneto, soprattutto il Trentino nord-est. Ed è chiaro che la regione Friuli Venezia Giulia, come veniva detto qualche anno fa, è la cosiddetta regione ponte per Sì. l'est. Io spero che non sia andata la regione sotto il ponte, no? Invece del ponte, no? Questo, al di là della battuta, io penso che sia, nessuno metta in dubbio che il Friuli Venezia Giulia è un punto di partenza per lo. Anche chi dovrebbe sviluppare l'aeroporto. Cioè avere un aeroporto qua che va tutti i paesi dell'est, cioè, secondo Un'app me sarebbe molto è cioè, interessante, insomma, interessante, no? no? Perché insomma, cioè, un'ora di aereo si arriva. Poi noi facciamo parte, diciamo così, un retaggio dell'ambito dell'Europa, Sì, che ci sentiamo sempre attratti insomma, da questo mito austriaco, secondo eccetera, me, no? cioè, da qua per andare a Vienna, o per andare a Monaco, andare a Zagabria, per andare no, giù a Belgrado, cioè, non c'è niente, no? Non so se si sta. È Quindi chiaro. diciamo che potremmo ritornare a essere protagonisti come quell'idea dell'Alpe Adria, così inventata dai Sì. No, nostri padri ma io la predecessori cosa della molto regione. interessante, secondo me era una cosa da recuperare, non so adesso in che termini, Sì, però era comunque insomma, un'idea ecco, molto, cioè di grande respiro, quindi la specialità dovrà essere no? difesa e Assolutamente, rafforzata, ecco, assolutamente. Poi insomma, Friuli ha delle specialità sue, no? Cioè, ha delle cose che sono tipicamente friulane, come andava di moda qualche tempo fa, no? Quindi bisogna rafforzarla. E secondo me è fonte anche di opportunità proprio, non solo di rafforzamento, è fonte di opportunità perché poter decidere in casa su certi temi Eh beh, è fonte di è tutta opportunità. un'altra questione. Bene, allora io ringrazio Grazie a l'assessore voi. Pizzimetti, naturalmente tanti auguri e buon lavoro Grazie. perché 5 anni sono lunghi, anche se dice qualcuno passa in un lampo, ma Insomma, comunque mi pare che casa al fuoco ne ha. Quindi prego. torneremo magari a trovarlo, o lei Volentieri. passerà ai nostri studi, a dire un po' come vanno le cose, no? Quindi grazie ancora per la disponibilità e soprattutto per l'ospitalità. Io vi do appuntamento subito dopo il telegiornale anche ad altri altre trasmissioni in Telefriuli e naturalmente buona serata.